aprile è il mese di Pippo. Stiamo celebrando il viaggio con Pippo che usciva 25 anni fa e di conseguenza anche il suo protagonista. E allora, volevamo esimerci qui nel nostro salottino delle curiosità fumettistiche dallo spendere 5 centesimi per il nostro spilungone preferito? Ovviamente no. Primo centesimo. Andiamo subito a rimestare un po' nel torbido. Paperino e Topolino hanno praticamente da sempre la fidanzata fissa. A parte qualche sbandata, vedi Samantha, vedi Reginella, in generale la loro vita sentimentale è tutto sommato stabile e, permettetemi, anche un po' noiosa. Pippo invece è un gran furbacchione e si è dato da fare parecchio. Tralasciando il settore dell'animazione, dove sappiamo che addirittura ha un figlio, anche nei fumetti non rimane certo con le mani in mano. Innanzitutto c'è un rapporto non sempre limpidissimo con Clarabella e vabbè. Ma parlando di relazioni serie, troviamo ad esempio Zenobia, una delle ultime creazioni di Romano Scarpa. Zenobia è una regina africana, inizialmente avversaria di Topolino e Pippo, che però si innamora perdutamente di quest'ultimo, tanto da trasferirsi a Topolinia per lui. Compare in una decina di storie, quasi tutte di Scarpa, che probabilmente avrebbe voluto utilizzare il personaggio più spesso se non fosse stato a fine carriera. Nelle strisce dell'estate del 46, ad opera dei soliti Walsh Gottfredson, Pippo addirittura arriva a infrattarsi con una zia di Minnie, o meglio, ci va vicino. Questa zia Marisa arriva ospite a casa di Topolino, impone un regime puritano con orari strettissimi, eccetera, ma poi incontra Pippo e si mette in testa che vuole sposarlo. Pippo inizialmente non vuole saperle nulla, ma poi arriva a convincersi e ad agghindarsi per corteggiare la zia Marisa. Peccato che nel frattempo lei sia convolata a nozze con un altro e non comparirà mai più nei fumetti Disney. Hai capito, Pippo e la zia? Ma la storia d'amore più bella in cui è coinvolto il nostro Pippide è quella con Gloria, la sua fidanzata fissa in più di 300 strisce americane negli anni 70. Gloria, in originale Glory Bee, creata da Del Connell e resa graficamente da Fred Gottfredson, è una bellissima ragazza che incontra casualmente Pippo mentre sta inseguendo il suo cappello portato via dal vento. Sarà proprio Pippo a recuperarglielo, sboccia così un sentimento immediato e genuino. Gloria è la partner ideale per Pippo, ne asseconda le stranezze, ne ama la buffa prospettiva, lo mette in riga quando è necessario. Pippo, per contro, tira fuori il suo lato più tenero e sente di avere accanto qualcuno che gli vuole veramente bene. I due si divertono, esplorano il mondo, fanno picnic, vanno a Luna Park. È una storia d'amore molto bella, leggera ma profondamente autentica. E in questo senso è un peccato che nessun autore abbia praticamente mai più riutilizzato il personaggio di Gloria, che è e rimarrà per sempre il grande amore di Pippo. Secondo centesimo. Pippo è il primo personaggio Disney ad avere un'identità segreta supereroistica. Super Pippo esordisce infatti nel 1965 in Pippo e i ladroni di Zanzibar di Bob Ogle e Paul Murray. Un proto Super Pippo, chiamato nelle traduzioni italiane Ultra Pippo, era già comparso qualche mese prima, ma aveva poco a che fare con il supereroe definitivo. Da Super Pippo e le sue spagnolette in poi sarà tutto un florilegio di supereroi in un decennio che in generale arride ai vigilanti mascherati anche extra Disney. Nel 1966 arriverà Super Gilberto, nel 67 Vespa Vermiglia, ma poi ne arriveranno anche di meno discutibili e anzi di memorabili, primo tra tutti nel 1969 in Italia Paperino. In ogni caso, Super Pippo è il primo supereroe Disney. Terzo centesimo. Guardate un po' questo tizio. Alto, binoccolato, gilet, cappellino. Sembrerebbe proprio Pippo. E in effetti lo è. Cosa è successo? Siamo nel 1942 e c'è una guerra terribile in corso. Il regime fascista sta da anni demolendo la cultura italiana in tutte le sue forme, fumetto compreso. Proprio nel 1942 arriva quello che dovrebbe essere il colpo definitivo. Insieme al materiale di importazione americana da tempo bandito, viene attaccata la forma stessa del fumetto prodotto inequivocabilmente a stelle e strisce, quindi nemico. Vengono ad esempio banditi i balloon dalle storie. Il materiale Disney, che aveva resistito più di altri, è messo al bando definitivamente. Federico Pedrocchi, direttore artistico di Topolino, che ai tempi si stampa ancora in formato giornale, ha un'intuizione geniale per evitare di perdere completamente quei personaggi così tanto amati dal pubblico. Li rende umani. Li trasforma in esseri umani cambiando loro leggermente il nome. Topolino diventa Tuffolino, Minnie diventa Mimma, Clarabella diventa Clara, Pippo addirittura mantiene il suo nome. Le storie con questi buffi personaggi si protrarranno per un paio d'anni scarsi e saranno quattro. Tre interamente di creazione pedrocchiana, disegnate da Pier Lorenzo De Vita, tranne forse l'ultima dai disegni di attribuzione incerta,
Una invece, la prima che viene pubblicata, è un calco particolare di Topolino, agente di pubblicità, di De Maris e Gottfredson. De Vita ridisegna completamente la storia, vignetta per vignetta, modificando solamente l'aspetto dei personaggi. Nel dopoguerra il giornale riprende la pubblicazione con i personaggi di casa Disney che tornano al loro posto con le loro fattezze, mettendo fine a quest'epoca di brutali umanizzazioni che, pur essendo un ottimo escamotage nei confronti delle direttive ministeriali, tradiscono lo spirito dei personaggi. Quarto e centesimo. Parliamo un momento dei parenti di Pippo, tra bis bis, prozii, cugini, antenati. Nessun altro ha una famiglia allargata così imponente. Ma quanti sono? C'è un tizio che si è imbarcato nella folle impresa non solo di contarli tutti, ma anche di provare a inserirli in un albero genealogico coerente. Questo tizio, tale Adrien Nicot, ha preso ad esame tutte le storie Disney possibili, l'animazione, e ne è scaturito questo. Un albero genealogico imponente, formato da 163 elementi. Troviamo personaggi comparsi una volta sola, come Pappo, creatura scarpiana che compare in Topolino e il Pippo Tarzan, o personaggi molto più frequenti, come Indiana Pips. Ci sono addirittura antenati in comune con Clarabella e con Orazio. Quinto centesimo. L'ho già fatto con gancio nella prima puntata e non avevo intenzione di replicare, ma non ho resistito e ora capirete il perché. Stavo scartabellando nei nomi stranieri di Pippo, sperando di trovare qualcosa di curioso, che non c'era. La peculiare semplicità del personaggio si riflette anche nel suo nome. Pippo, Goofy, Dingo, due sillabe, molto musicali. Finché a un certo punto mi sono imbattuto nel nome Lappone, o per meglio dire Sami, di Pippo. Ora, io non ho idea di cosa legga nel Lapponia, ma vorrei tanto capire cosa gli sia passato per la testa quando hanno deciso di chiamare Pippo così. Cioè, Gugesroida, molto musicale. E con questa informazione completamente inutile, anche la puntata di oggi è finita. Consentitemi di dire che amo profondamente Pippo e la sua visione del mondo, ed è uno dei personaggi di cui mi godo le peripezie in maniera proprio totale. Se vi piace questa maglietta con il menù dei ventenni peperoni, la trovate nel nostro shop, insieme a tutte le altre, tra cui la nuovissima collezione proprio a tema in viaggio con Pippo. Grazie per aver visto il video, ci vediamo il mese prossimo.